È il diritto del più forte che vince, anche tra i disperati. Da martedì 2.000 migranti aspettavano fuori dalla stazione di Keleti a Budapest. Stamattina all'improvviso la polizia ungherese ha sciolto i ranghi e li ha lasciati entrare. Quello che vedete è il risultato. Senza nessuno a gestire la frenesia che si è scatenata, come se a quel punto l'ordine pubblico non fosse più un problema, è partito l'assalto ai vagoni. Praticamente ce l'hanno fatta solo i maschi giovani. Per le donne, i bambini e i più vecchi era pericoloso anche solo tentare. Loro hanno dovuto aspettare un altro treno. In quegli stessi momenti il primo ministro ungherese Viktor Orbán incontrava a Bruxelles tutti i vertici dell'Unione, dal presidente del Consiglio europeo Tusk a quello della Commissione Jean-Claude Juncker a quello del Parlamento europeo Martin Schulz. In conferenza stampa si è capito che è stato un dialogo tra sordi. Viktor Orbán è convinto di aver ragione. Noi ungheresi abbiamo paura perché i leader europei non sanno affrontare la situazione. Ho costruito il muro al confine con la Serbia, dice, perché me lo impongono le regole che mi dicono di difendere i confini esterni di Schengen. La crisi di questi giorni, aggiunge, non è un problema europeo ma è un problema della Germania, perché è lì che queste persone vogliono andare. E la Germania ha chiesto che queste persone vengano registrate in Austria e in Ungheria ed è quello che stiamo facendo, punto. E proprio mentre Orbán parla a Budapest il primo treno dei migranti finalmente si muove. Quando parte nessuno sa per dove, tutti a bordo sono comunque convinti che si vada verso la Germania. 40 chilometri dopo invece a Bishkek la polizia in assetto antisommossa li fa scendere e li trasporta in un vicino campo profughi senza badare alle loro proteste. Orbán a Bruxelles intanto è sempre più deciso nei suoi attacchi. Non è umanitario accogliere tutti, umanitario è dire con chiarezza a queste persone non venite, restate in Turchia, restate in Serbia che sono paesi sicuri. Parlare di quote significa solo incoraggiarli a fare questi viaggi pericolosi. Sull'onda dello sdegno internazionale intanto la polizia della Repubblica Ceca annuncia che smetterà di scrivere i numeri di identificazione sulla pelle dei migranti. D'ora in poi si useranno delle strisce di carta intorno ai polsi. Una goccia di rispetto nel mare di questo dramma.